Ciao ragazzi, eccomi con il video tutorial della Capsong. Tutto ciò che vi occorre è un bicchiere di plastica dura e poi dobbiamo studiare la sequenza, il pattern ritmico che si sviluppa in due battute. Giù nei commenti vi lascio il grafico con queste due battute scritte sia dal punto di vista musicale, insomma, con le note che con le varie indicazioni di pronuncia. Come vedete, nel primo caso ci sono delle sillabe. Nella seconda battuta invece ho preferito utilizzare una frase con le parole. Ora gradualmente ci soffermeremo prima sulla prima battuta e poi sulla seconda, sottotempo e poi anche con la musica. Prima battuta. Le sillabe sono ta ta, ta ca ta, ta un ta. Sul ta ca ta, se osservate bene le note, sono tre crome e c'è un tre sopra. È un gruppo irregolare che si chiama terzina. Perché irregolare? Perché noi sappiamo che su un movimento ci possono stare al massimo due crome. In questo caso se ne stanno comode tre e quindi dobbiamo pronunciarle con più velocità. Tacatà. Pensate alla parolina Napoli, così da dare il giusto accento. Ta 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 ca ta ta un ta. Ebbene che queste frasi le sappiate prima pronunciare bene, senza e con la musica, e poi in un secondo momento ci approcciamo al bicchiere, così da avere più da interiorizzare bene il ritmo. Ta 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 ca ta ta un ta. Passiamo al bicchiere. La prima battuta, nel momento in cui io pronuncio la sillaba ta, devo battere le mani. Ta. Al tacatà batto sul bicchiere. Ta ta Poi c'è ta un ta. Sul ta, come già abbiamo detto, battiamo le mani. Sull'un afferro il bicchiere con la mano destra e sull'ultimo ta della battuta sposto il bicchiere verso destra. Quindi la parte esterna. Ta 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 ca ta ta un ta. Di nuovo. Ta 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 ca ta ta un ta. Lo faccio un poco più veloce. Ta 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 ca ta ta un ta. Seconda battuta. Le parole sono prendi in mano rotola, prendi in mano rotola. Se suddividiamo in sillabe questo verso, ci renderemo conto che è un settenario, cioè diviso in sette sillabe. Sette perché c'è una figura metrica tra prendi in mano, cioè si uniscono le due, vocali, le due i. E si riuniscono quindi in un'unica sillaba. Questo è importante perché ce lo ritroviamo anche nel movimento, perciò bisogna analizzare bene tutto quello che noi leggiamo. Ma comunque, passiamo ai movimenti. Sul pre batto le mani, pre, ndin, devo afferrare il bicchiere, ma non come la prima battuta, dalla parte superiore, dal lato, ponendo il polso verso il lato interno. Quindi pre. Din, pre, din, mano, cosa faccio? Sollevo il bicchiere e faccio battere la parte aperta del bicchiere contro la mano opposta. Dopodiché lo faccio rimbalzare sul tavolo, lasciandolo un pochino in bilico, in equilibrio. Quindi, prendi mano, adesso dobbiamo fare l'ultima parolina, rotola. E proprio come ci suggerisce il significato della parola, dobbiamo ruotare il bicchiere in senso orario, quindi con la parte chiusa verso l'interno. Nel momento in cui io faccio questo movimento, con la mano sinistra devo afferrare il bicchiere. Quindi ro, ro. In questo modo mi trovo la mano destra libera che batterà sul banco e
verrà seguita dal bicchiere. Rotola. Rotola. Quindi sono in bilico. Rotola. Tutta la seconda battuta sotto tempo. Prendi mano. Rotola. Un poco più veloce. Prendi mano. Rotola. Prendi mano. Rotola. Proviamo ad unire tutte e due le battute. Ta 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 ta. Prendi mano. Rotola. Ta 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 ta. Prendi mano. Rotola. Ta 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 ta. Prendi mano. Rotola. Questo è il pattern della Capo Song.